quindi andiamo subito verso l'ultima parte di questa diretta speciale delle rassegne stampe di RBE, quindi Play e Almeno le pagine del giorno assieme, per andare a commentare un po' a caldo, ma cercando di mantenere uno sguardo lucido, le elezioni europee. Abbiamo ancora con noi molto gentilmente il giornalista Enrico Panero, che rimane a dialogare con le varie voci che si avvicendano qui, ma Francesco, abbiamo anche una seconda voce molto interessante. Assolutamente sì, intanto voglio dare il benvenuto nuovamente qui in questo speciale elezione a Giuseppe De Marzo in collegamento con noi. Ciao Giuseppe, buongiorno, bentornato. Buongiorno a tutti e a tutte voi. Allora Giuseppe, prima della pausa noi ci siamo lasciati con Enrico Panero su un ragionamento che è quello dell'impatto, come dire, di questo risultato elettorale di un'Europa che fortemente va a destra, ad estrema destra, e che fa un ragionamento rispetto alla povertà, alla vulnerabilità sociale. Parlavamo con Enrico di questi temi, che non sono, sembra quasi neanche in agenda, la pace, la guerra, e ci siamo lasciati con questa domanda aperta. Allora, siccome per chi ci segue con una certa frequenza, con Giuseppe De Marzo più volte ci siamo fermati a ragionare su questo, perché Giuseppe è un attivista, un economista, un giornalista e scrittore, lavora da anni nelle reti sociali, responsabile nazionale politiche sociali di Libera, coordinatore nazionale della rete dei numeri pari. Allora Giuseppe, la domanda è enorme, ma ovviamente tu puoi darci degli spunti per riflettere, verso cosa andiamo? Questa Europa, che tipo di Europa è? L'idea ce la siamo già fatta nelle due ore precedenti, ma ovviamente adesso la forza anche del tuo ragionamento ci serve, per allargare ancora di più lo sguardo. Giuseppe. Ma intanto grazie, più che il mio ragionamento vi porto le riflessioni di 700 realtà sociali in rappresentanza di decine di migliaia di italiani e italiane che in questi anni hanno pagato la crisi, si sono organizzate, quindi anche perché la mia voce, in questo delirio di ego nel nostro paese in cui poi le cose non cambiano, certo, forse dovremmo ascoltare chi la crisi l'ha vissuta, chi è sul campo, dalle cooperative alle parrocchie, ai comitati, alle case delle donne, ai coordinamenti di insegnanti, ai comitati a Taranto, Brindisi, Palermo, quelli contro le grandi navi, gli inceneritori. Ecco, vorrei che fosse chiaro che la mia riflessione non è a titolo personale, ma certo, anche questa è abbastanza strano, no? Però permettimi un passo indietro. Voi avete commentato, mi pare di aver capito, come una vittoria dell'estrema destra quello che è avvenuto. Io e noi non la vediamo in questa maniera. Noi innanzitutto mettiamo al centro un dato che è il più grande di tutti, che è grave che non sia visto: l'astensione. Certo. Qui non funziona più la democrazia, quindi è inutile girarci intorno. Primo. E quindi evidentemente, più che una vittoria della destra estrema, dovremmo iniziare a comprendere anche quanto 11 anni di austerità, 3 anni di pandemia e un'ulteriore austerità che ha seppellito il Green New Deal, che avrebbe dovuto portare equità sociale e sostenibilità ambientale, con un voto spesso bipartisan, hanno prodotto che cosa? La sconfitta dei due governi della guerra, Macron e Scholz. Quindi noi la vediamo diversamente, come vedete. Sì, e quindi bisognerebbe anche riflettere su questo dato, perché quelli che hanno più spinto su parlare di guerra e portarci in guerra, questa idea un po' liberal-democratica, bipartisan, che coinvolge tutti, è grave, della prima, il primo elemento. L'astensione e la sconfitta dei partiti della guerra in Francia e Germania. Dopodiché, nel momento in cui non c'è una sinistra o movimenti ecologisti radicati nei territori che possono supplire all'assenza di rappresentanza, è evidente che se c'è solo le destre, come in Germania, Austria e Francia, è la destra estrema a capitalizzare il malcontento. Quindi forse l'analisi andrebbe fatta in maniera un po' più complessa, perché siamo dentro una crisi sistemica, strutturale, terminale, inedita del paradigma di civilizzazione occidentale, perché di questo parliamo. Cioè, il problema della povertà, a noi fa piacere che se ne parla oggi. Io ci lavoro da 13 anni, come sai Francesco, certo, con Libera e Gruppo Abele 13 anni fa, quando iniziarono a divergere i dati. Però noi abbiamo avuto un apparato anche nel nostro paese abbastanza bipartisan, anche sui media, che ha nascosto questa verità. Ecco, non ci vengono a raccontare che oggi c'è la povertà perché c'è la destra estrema, perché non è così. Sarebbe da indignarci. Le politiche di austerità le ha fatte anche il PD, l'autonomia differenziata l'ha chiesta anche Bonaccini, per capirci. Quindi capiamoci.
ci sono anche delle notizie diverse da cogliere in queste elezioni. Ripeto, per noi il dato dell'astensionismo è il più grave. La rete dei numeri pari ha denunciato mesi fa il futuro dell'Europa, che è devastante, perché il 21 febbraio la stessa presidente von der Leyen, che esce vincitrice, dobbiamo dirlo anche, chi vince e chi perde da queste elezioni, si consolida la maggioranza Ursula, ha seppellito il Green New Deal. E quindi, a proposito di aumento della povertà, dobbiamo immaginarci un ulteriore aumento della povertà e delle diseguaglianze, perché nel momento in cui firma il patto di Anversa il 21 febbraio con 54 multinazionali e 15 Confindustria sulla chimica e decide di seppellire la riconversione ecologica, già di per sé molto edulcorata a causa dell'incapacità proprio delle forze progressiste di declinare obiettivi chiari sulla riconversione, beh, se dobbiamo produrre armi e chimica, capite bene che i lavoratori e le lavoratrici continueranno a rimanere precari, inquinate, avvelenate, e che ci saranno conflitti sui nostri territori, conflitti ecologico-distributivi, perché se il modello di sviluppo è sbagliato, non crea lavoro e salute e continuiamo a puntare sui fossili, è quello. La buona notizia forse è l'arretramento del partito della guerra, ecco, questo per dartela veramente in 4-5 minuti, una valutazione che possiamo fare, come sul dato italiano, che candidature forti prendono consenso sui territori, questo è anche un buon dato, cioè chi dice apertamente delle questioni legate alle guerre, alla povertà, al collasso climatico riceve consenso. Ma ripeto, e chiudo su questo, l'astensione è il primo partito, quindi la democrazia non è una conquista che dura in eterno, ma la dobbiamo difendere ridemocratizzandola, garantendo diritti, quindi vanno fatte delle battaglie. Quindi se invece la paura deve essere adesso quella dell'estrema destra, come se sia questo a cambiare la mia condizione che è peggiorata da 15 anni, andiamo fuori strada. No, chiaro, chiaro. Infatti in realtà tu stai un po' proseguendo proprio un ragionamento su quale cercavamo di addentrarci poco fa, appunto questo astensionismo, questa crescita dell'astensionismo in Italia, non drammatica nel senso che già purtroppo era piuttosto basso, ma c'è stato questo scalino notevole della discesa sotto al 50%, e quello che ci stavamo chiedendo era proprio dove sono andati questi elettori, chi hanno lasciato, e cercavamo appunto di ragionarci sopra punto di vista appunto sui partiti della guerra. Mi pare tra le tante prime pagine di averlo individuato con questa lettura specifica sul Fatto Quotidiano questa mattina, che la poneva in questi termini, non voglio trarne una conclusione specifica, ma insomma mi aveva colpito questa mattina e mi colpisce anche adesso. Proviamo a dare la parola ad Enrico Panero, a partire appunto da queste riflessioni. Non so se tu ti ritrovi, se hai qualcosa da aggiungere, da puntellare. Enrico, dici occhio che il microfono da attivare, grazie. Non ti senti? Lo spento perché c'è un po' di rumori. Vai, tranquillo, eccoti, ci sei. Ma le cose sono condivisibili. L'unica cosa che mi viene da dire è che chiaramente si è perso l'approccio che abbiamo avuto in precedenza. Nessuno ha detto che l'avanzata dell'estrema destra creerà problemi che già non c'erano, anzi. Diciamo che l'avanzata della destra è un effetto, non è una causa, no? È un effetto, però, di quel, secondo me, più come ho già detto prima, di una tendenza più culturale che politica, no? Questa il sovranismo è la chiusura, e poi la chiusura egoistica, no? Quindi la cosa che a me preoccupa di più è questa tendenzialmente si può immaginare ancora un'ulteriore diminuzione della solidarietà. E questo è sugli ultimi, sulle persone marginate, sui migranti, no? Come si è detto, diciamo che gli auspici non sono buoni. Sul partito della guerra sì, io spero che si abbia ragione a fare questo ragionamento, dopodiché è secondo me molto legato il risultato del voto alle situazioni anche interne dei paesi, perché io credo che in Germania non sia stata solo la guerra, così come in Francia non sia stata solo la guerra a determinare certi risultati, e lo dimostra l'Italia, dove il governo della guerra, un PD della guerra, e hanno mantenuto i loro voti, e il 5 Stelle antiguerra ha straperso, i partiti antiguerra, Santoro eccetera, hanno straperso. Quindi
Non lo so se a livello europeo stiamo parlando di elezioni europee. Poi intanto voglio... In paese ci fanno un'analisi particolare. Scusa Enrico, ma so che Giuseppe De Marzo ci deve salutare. Intanto, insomma, Giuseppe, allora in chiusura davvero un minuto, insomma, per pensare a quella che è la prospettiva. Possiamo però parlare, sì, di prospettive, diciamo. Tu cosa vedi, diciamo, all'orizzonte? Ormai strettissimo, diciamo, ce l'abbiamo davanti agli occhi, i risultati ci sono rispetto al tuo lavoro. Al lavoro, diciamo, dei movimenti sociali in Italia, in Europa, insomma, evidentemente, però, ovviamente, c'è un orizzonte, come dire, da percorrere, no? Sì, se abbiamo detto, no, le tre questioni sono: avremo una stessa alleanza Ursula, più o meno è quella, e ci saranno le stesse politiche economiche, ambientali, energetiche, distruttive, quindi ci dobbiamo prevedere maggiore diseguaglianza, maggiore ingiustizie ambientali, e quindi un rischio di ulteriore perdita di partecipazione dei cittadini. È chiaro che noi dobbiamo lavorare all'opposto, e quello lo stiamo già facendo come reti sociali, come movimenti popolari. Lo sai, dopo l'incontro ad Arena di Pace a Verona, certo, c'è stato uno scatto dei movimenti, e quindi noi già questo autunno abbiamo in programma 3 grandi incontri nazionali organizzati dai movimenti popolari italiani, e dobbiamo sicuramente rafforzare l'interlocuzione con tutte quelle forze politiche che pensano, al di là dei limiti strutturali, culturali, che pensano che l'equità sociale e la sostenibilità ambientale siano priorità. Ecco, lavorare per rafforzare gli spazi di attraversamento, perché noi vediamo un pericolo, che è quello della frattura tra chi come noi è sul campo, attraverso forme di mutualismo contro solidarietà, e quindi fa politica 365 giorni all'anno, non solo quando si vota, e i partiti che hanno evidentemente perso quel consenso sociale, quella penetrazione nei quartieri che non hanno più. Ecco, dobbiamo risaldarla, cioè i movimenti non sono certo autonomi, i partiti non possono essere autonomi dalla società civile organizzata, dobbiamo andare in quella direzione. Noi proporremo questo, Francesco, te lo anticipo, lo abbiamo fatto 2 anni fa a PD, 5 Stelle, Sinistra Italiana, Verdi Rifondazione, con l'agenda sociale che è stata, come sai, sottoscritta per la prima volta, abbiamo messo insieme sui temi del reddito, dei diritti, del no all'autonomia. Ecco, continueremo a svolgere quella funzione, sapendo che nessuno è autonomo, ma siamo tutti indispensabili, perché siamo in una crisi strutturale, quindi noi non ci arrendiamo, tutt'altro, anzi siamo convinti che in autunno, nel momento in cui le politiche impopolari e insostenibili anche della Meloni produrranno i loro esiti, anche questo governo che ha iniziato a calare creerà il consenso. Lì dobbiamo farci trovare pronti, Francesco, te l'abbiamo sempre detto, o si abbraccia il dolore, usciamo dai social e torniamo nelle strade, nelle piazze, quello che i soggetti della rete fanno, o difficilmente l'egemonia culturale costruita, che immagina come la politica non sia più uno strumento per cambiare la propria condizione, rimarrà quella l'idea. Noi lavoreremo per trasformarla in direzione opposta. E allora, Giuseppe, grazie. Buon lavoro davvero, grazie davvero per aver trovato il tempo anche di ragionare con noi, grazie ancora Giuseppe De Marzo. Io direi, Alessio, sì, un brevissimo passaggio musicale, perché abbiamo l'ultimo ospite per questa giornata, insomma. Assolutamente. Grazie Giuseppe. Grazie a voi, arrivederci e buon lavoro a tutti. Buon lavoro Giuseppe, ciao, grazie.